Eccoci qui, siamo online. Allora, benvenute e benvenuti tutte e tutti che ci state seguendo sulla pagina Facebook di Scoop e sul canale YouTube di Scoop questa volta, alla seconda parte della rassegna Le mani sulla città, un ciclo di incontri che come Scoop abbiamo pensato online, viste le restrizioni. Per parlare di che cosa? Di architettura, di politiche urbanistiche, di trasformazione del territorio, di tessuto sociale, tutti i temi che come spazio sociale abbiamo affrontato, affrontiamo da anni e che ci sono estremamente cari e su cui sentivamo la necessità di fare un focus e quindi appunto di costruire un ciclo di incontri, di riflessione anche più teorica. Per portare avanti questo discorso all'interno dello spazio pubblico, per quanto virtuale. E il primo incontro di questo ciclo è stata la presentazione del libro L'architettura come archè di Edoardo Fabbri, che per chi non l'avesse potuto seguire in diretta è disponibile sempre sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Quindi potete recuperarlo quando volete. E oggi sono qui con Sara Gainsford, Rossella Marchini e Carlotta Cacialli per presentare Oltre il turismo di Sara Gainsford, appunto, Eris Edizioni. Innanzitutto ve lo faccio vedere. E, questo libro veramente denso, non piccolo, quindi un pamphlet quasi, ma ricchissimo di contenuti, affronta la questione del turismo di massa e dell'impatto che questo ha avuto negli scorsi anni e continua ad avere sulle nostre città, ma non solo. È veramente un libro complesso che ha il merito di affrontare una serie di temi relativi appunto alla città e alle trasformazioni urbane con estrema chiarezza. Quindi io, partendo un po' dalla fine, consiglio a tutti quelli che non l'hanno ancora fatto di comprarlo e di leggerlo, perché è davvero un ottimo punto di ingresso all'interno di queste tematiche. Un ottimo modo per approcciarle con uno sguardo che sì, certo, sicuramente è focalizzato sul turismo, ma che guarda anche alle trasformazioni urbane in senso lato. E, appunto, Sara parte facendo una storia della città, delle trasformazioni urbane dagli anni 70 a oggi, si concentra poi su le questioni relative al turismo di massa e apre e chiude, aprendo ad ulteriori domande. Io prima di iniziare a dare la parola a Sara, vi presento meglio le nostre ospiti. Appunto, Sara, l'abbiamo già detto, è una giornalista freelance. Prima di Oltre il turismo ha scritto Airbnb Città Merce con derive a Prodi. Rossella Marchini invece, chi frequenta Scoop, sicuramente già la conosce perché è stata molte volte nostra ospite, un'architetta che si occupa di questi temi di urbanistica, trasformazioni urbane e sociali su diverse testate, tra cui il Manifesto e Dinamo Press, e Carlotta Cacialli, che è ricercatrice presso il Politecnico di Milano e si occupa di movimenti e trasformazioni urbane. Quindi loro saranno insieme a me, appunto, ci addentreremo in questi discorsi, nella lettura del libro di Sara. Io non vorrei rubare altro tempo alla nostra introduzione e partirei subito dando la parola a Sara e, come dicevo prima, partirei dalla fine, e cioè dal modo in cui tu, Sara, chiudi questo libro dicendo che all'inizio di quest'anno pandemico terribile che stiamo vivendo si parlava molto dello spazio pubblico. Quando ci hanno tutti chiusi in casa e quindi siamo finiti tutti quanti, tutte quante chiusi in casa, si è riaperto per un po', per qualche settimana, il discorso sull'utilizzo degli spazi pubblici, perché ci siamo resi conto, soprattutto in contesti urbani densamente abitati, che abbiamo dei grossi problemi con la disposizione attuale dello spazio pubblico, che tante esigenze di base non vengono soddisfatte. Tu fai alcuni esempi puntuali nel libro. Parli per esempio della riappropriazione dei terrazzi condominiali che abbiamo visto sorgere spontanea nell'assenza spesso di sbocchi esterni delle abitazioni, no? E quindi delle reazioni spontanee a quella che era un sentimento e una sensazione
è un vissuto di costrizione, ma se ne potrebbero fare tanti altri. Sono state sollevate esigenze sugli spazi verdi, quanto spesso, al di là del fatto che in una prima fase ci hanno chiuso proprio i parchi, però anche semplicemente girando per le strade della propria città, quanto spesso manchi il verde pubblico, quanto manchino gli alberi, insomma, tante piccole cose che messe insieme davano l'idea del fatto che le nostre città, che nel frattempo si sono trasformate, spesso non sono così abitabili e così vivibili come possono sembrare. Ecco, adesso questo discorso sullo spazio pubblico è completamente scomparso, quindi quello che sembrava una finestra anche qui che la pandemia aveva aperto, si è poi di fatto subito, subito richiusa. E quindi, secondo te, come mai? Sì, grazie, grazie mille Gaia. Sì, sono contenta appunto di partire da questo tema qui dello spazio pubblico perché secondo me in qualche modo, insomma, ci riflettevo in questi giorni, è vero che non se ne parla più come all'inizio della pandemia, non si parla più, non c'è più quella spinta, no? Quel sentire comune molto forte che c'è stato di una necessità di ripensare la città e di ripensare il welfare e quindi tutto, insomma, tutti quei settori fondamentali alla vita quotidiana, quindi settori che non possono essere relegati al mercato e che invece appunto negli ultimi anni sono diventati oggetto di, no, di processi di mercificazione come appunto lo spazio pubblico, cioè questo io, no, l'ho affrontato col tema Airbnb, turistificazione delle città. Per cui ecco, all'inizio della pandemia, come dire, si è parlato molto di un certo tipo di, appunto, di necessità. Secondo me è interessante il fatto che se adesso forse se ne parla di meno, però in qualche modo i problemi irrisolti legati all'uso dello spazio pubblico comunque emergono, perché appunto sono irrisolti, sono rimossi. E a Roma in questi giorni c'è un gran dibattito sia su alcuni casi, no, di proposte di pedonalizzazione, sia di, per esempio di Piazza Sempione, ma anche di una via lì accanto alla Basilica di San Clemente a San Giovanni. Nascono grandi polemiche appunto di fronte a una movida, no, descritta come appunto selvaggia che investe le piazze delle città, nonostante appunto i rischi, no, sanitari connessi all'assembramento e via dicendo, tutta no, la polemica sul decoro, sul degrado esplosa all'Esquilino, per cui, come dire, in realtà questo dibattito in qualche modo appunto ha necessità di essere invece affrontato, secondo me, perché appunto, come dire, la movida, no, come elemento fastidioso, è espressione di un problema. E appunto, secondo me, qui occorre fare, no, una riflessione, insomma, sul tema della movida specifica rispetto a cosa è stato fatto, da una parte per i giovani durante la pandemia, perché sono una categoria, massacrata, insomma, appunto, come dire, dall'interruzione di qualsiasi forma di socialità, no? Che non sia online. E dall'altra, che cosa è stato fatto negli ultimi anni, appunto, io parlo di Roma, ma insomma, questo è avvenuto ovunque, in termini di chiusura, da una parte attraverso proprio veri e propri sgomberi, no? Dei nostri spazi sociali, cioè appunto a partire dal primo scoop che oggi è ancora in Via Nola, no? Non è che quello spazio poi è stato destinato ad altro, è stato distrutto, adesso è recintato, non c'è niente. E con Rostella, insomma, stiamo facendo un lavoro anche di proprio di censimento di questi casi. A Roma sono almeno una ventina di spazi sgomberati e poi abbandonati, che erano spazi di socialità e di cultura, oltre che a volte anche occupazioni abitative. L'ultimo, no, l'ultimo caso, il Cinema Palazzo a San Lorenzo, per cui, come dire. E questi sono solo gli ultimi casi, poi abbiamo tutta la chiusura di determinate attività come cinema, come appunto le attività che semplicemente non
non servivano in questo modello di città merce, cioè dove davvero negli ultimi anni, come dire, quasi tutte anche le attività di vicinato sono state sostituite, no, da attività invece legate al turismo. E proprio invece quella dimensione del vicinato è riemersa prepotentemente durante la pandemia con la creazione, l'auto-organizzazione di reti di mutualismo che hanno operato sulla scala poi fondamentalmente proprio del quartiere, quindi del vicinato. Quindi quella dimensione invece appunto torna e tutte le esperienze appunto di mutualismo mostrano quanto appunto sia necessario che ci siano delle reti, no? Anche appunto sociali, territoriali, perché si è detto la pandemia ha mostrato la fragilità della rete sanitaria territoriale, ma anche di quella sociale. E quindi ecco, io credo che, insomma, chiudo qui il mio primo intervento, però il tema dello spazio pubblico, come dire, finché non si affronta nella sua complessità, quindi appunto parlando del suo uso più che dei sintomi, dei problemi legati all'uso dello spazio che è cambiato negli ultimi anni appunto con la mercificazione della città, non se ne esce poi da questi dibattiti invece molto limitati su questioni specifiche come appunto la movida, il decoro, il degrado e via dicendo. Insomma, magari poi rintervengo dopo se ci sono altre sollecitazioni. Certo, no, ma tu già fai un punto molto chiaro e devo dire che questo discorso e le polemiche a cui accennavi prima riguardo al degrado, alla movida, in realtà sono polemiche che ci trasciniamo da anni, che ogni tanto emergono per casi di cronaca, per varie ragioni, anche per convenienze, come dire, politiche. Però tu li hai definiti molto bene, mi piace moltissimo questa definizione di sintomo, cioè sono alcuni fenomeni sono il sintomo di un problema. Noi spesso lo diciamo anche come movimento femminista, le strade sicure le fanno le donne che le attraversano, no? Che vuol dire? Vuol dire che anche tutta la questione della sicurezza e insicurezza, che spesso tiene banco nei discorsi sulla città, così come quella è speculare a quella degrado decoro, movida e su buona socialità che non si capisce mai bene come dovrebbe essere fatta, sono ovviamente non dipendono, sono come dei fuochi di paglia, sono non dei fuochi di paglia, degli specchietti per le allodole, ecco, perché la questione di fondo è un'altra. La sicurezza, per esempio, la fa un quartiere vivo, un quartiere abitato, la fa la socialità, la fa la pienezza, la ricchezza dell'offerta culturale, la fanno appunto le persone che vivono e abitano i territori, di certo non i militari, ecco, per esempio. E appunto questa dimensione del vicinato, in cui tu facevi riferimento, che è risultata così importante nell'ultimo anno e così trascurata invece negli scorsi decenni, ci fa capire bene come il tema che tu affronti nel libro, cioè quello del turismo, possa essere una lente utile a descrivere un fenomeno più generale, no? Per esempio abbiamo visto che durante i lockdown in molti quartieri gli abitanti dei quartieri hanno scoperto che tantissime attività di base avevano chiuso nel loro territorio, perché i quartieri lentamente erano diventati, si erano trasformati, schiacciando la loro offerta, non dico culturale, ma proprio commerciale, su alcune specifiche funzioni, e poi venute a mancare quelle funzioni, per esempio venute a mancare il turismo nei quartieri del centro, molti hanno chiuso l'attività, tu lo dici proprio esplicitamente nel libro, e quindi gli abitanti di quartieri ormai desertificati si sono trovati senza alimentari, senza tabaccai, perché il tessuto urbano nel frattempo era cambiato, no? E quindi appunto con Oltre il turismo parli di turismo, ma parli veramente tantissimo delle trasformazioni urbane degli ultimi decenni, perché parti dagli anni 70 e ora l'hai definito, lo definisci anche nel libro, un processo di mercificazione. Ecco, io chiederei un po' a Carlotta di spiegarci meglio che cosa si intende con mercificazione delle città. Quando si parla di omologazione delle città, per esempio di omologazione in senso turistico, che cosa intendiamo?
Allora, innanzitutto, buonasera a tutte e tutti, grazie Gaia, grazie Sara e Rossella, in particolare grazie a Sara per aver scritto questo libro che a mio avviso ha fra i tanti pregi il pregio di essere molto corto, molto breve, e questo in realtà rafforza molto quello che viene detto, perché si riesce ad arrivare, riesce, è riuscita Sara ad arrivare dritta. Dritta alle questioni, al di là poi delle risposte che possono essere pensate, però è molto interessante a mio avviso la lucidità con la quale alcuni temi appunto trovano una sintesi comune all'interno di questo testo. Prima di provare a rispondere alla domanda di Gaia, volevo dire brevemente due cose rispetto alla questione dello spazio pubblico. Perché appunto quello che emerge dal testo di Sara, ma che ci eravamo già accorti diciamo ben prima della pandemia e che invece la pandemia ha svelato in maniera abbastanza chiara e evidente, è come in realtà, poi parliamo anche del fatto se volete, se è o un bene o meno parlare di spazio pubblico, perché anche sul concetto di pubblico cioè, ci sarebbe da fare un'analisi un po' più approfondita. Molti spazi sociali non sono degli spazi pubblici. Mettiamo delle barricate, delle barriere, non li rendiamo accessibili a tutti, ma questo non toglie il valore sociale e politico di questi spazi, anzi lo riafferma. Quindi probabilmente da un punto di vista di militanza e di analisi politica dovremmo anche prima o poi interrogarci e spacchettare meglio questo concetto di spazio pubblico. Però prima della pandemia lo spazio pubblico era in realtà uno spazio completamente collassato su due posizioni assunte e assumibili da chi lo attraversava, che erano le posizioni della produzione o del consumo. Quindi la mercificazione sta in questo e non che sia un processo nuovo, per cui noi attraversiamo, ecco perché adesso che non c'è più la movida, gli spazi ci sembrano vuoti, perché prima erano completamente vissuti, vivibili all'interno di alcune dinamiche che erano quelle o del consumo o della produzione, per cui anche le attività che avrebbero potuto essere fatte al di fuori di queste dinamiche, il capitalismo digitale, quindi una fase di tardo capitalismo, le ha sussunte. Monetizzandole in qualche modo, appunto attraverso le piattaforme che non sono soltanto le lean platform come quella di Airbnb, ma come quelle di Uber, come i food delivery e tutto quanto. Per cui si attraversa, eravamo abituati ad attraversare lo spazio sempre in una di queste due posizioni, o come consumatori o come produttori. Questo ha assottigliato, o comunque anche in questo caso è sintomo di un assottigliamento dello spazio inteso come arena politica e sociale, che è di necessità uno spazio includente per qualcuno ed escludente per qualcun altro. Ora, un'altra questione importante relativa alla mercificazione è che noi dovremmo fare, che secondo me il testo di Sara ci dà l'occasione per fare, è capire bene cosa intendiamo per città neoliberista. Perché il neoliberismo c'è da molto più tempo rispetto alle sue forme attuali, nel senso che probabilmente tutto ciò che era massivamente invasivo del turismo c'era anche prima delle nuove tecnologie, anche prima del capitalismo di piattaforma. Però è evidente che alcuni strumenti portino all'accelerazione e all'esacerbazione di alcuni processi. E credo che la cosa estremamente importante quando parliamo di mercificazione, anche se io non so se questa è poi la parola più giusta, perché appunto di merce si parla da sempre e siamo sempre all'interno di un processo di mercificazione perché siamo all'interno del capitalismo. Per cui penso che dovremmo anche cercare di capire, e nuovamente in questo, come diceva Gaia prima, il testo di Sara è prezioso perché mette insieme processi diversi, che sottendono a un grande processo che contraddistingue la contemporaneità, che è quello della finanziarizzazione della città e degli spazi urbani, non soltanto attraverso il digitale, ma tutti noi per accedere
alla città dobbiamo in qualche modo indebitarci, nel senso tutti noi, nel senso la nostra classe, una certa classe sociale, perché l'accesso alla città, per esempio, tramite i mutui, è l'accesso principale rispetto al bene dell'abitare, che non è quello dell'affitto, appunto. Quindi anche lì, secondo me, ci dovremmo dotare di strumenti concettuali, analitici, un pochino più ficcanti rispetto a questa precisa fase storica. Anche perché le forme di esclusione urbana ci sono, sappiamo che fra il capitalismo e lo spazio urbano esiste un legame privilegiato. Tutte le forme, tutti i modelli di sviluppo hanno bisogno di riprodursi a livello spaziale, però fra il capitalismo e lo spazio urbano esiste un rapporto privilegiato che si traduce nella città fordista, nella città post-fordista, e in questo grande che vivono, diciamo, forme di esclusione e di organizzazione urbana molto diversa, e questo altro agglomerato che è quello che noi identifichiamo come città neoliberista, ma che in realtà, appunto, dovrebbe essere spacchettato meglio. E sicuramente nella fase attuale il processo di finanziarizzazione della città si traduce in alcune dinamiche pervasive, che sono quelle della gentrificazione, quindi di un processo tale per cui l'area in cui avviene diventa più cara, più escludente, più esclusiva, e le dinamiche di turistificazione che diciamo, buttano fuori in maniera quasi immediata una parte di popolazione. Entrambe sottendono però a un processo ancora principale, che è quello della finanziarizzazione, come dicevo prima. E in tutto questo, secondo me, e poi cedo la parola a Rossella e ci ritorno successivamente, dovremmo interrogarci su due cose principalmente, al netto dell'analisi che viene giustamente, che è stata fatta fino ad ora. La prima è il ruolo della politica intesa da un punto di vista sia militante che istituzionale, nel senso che noi siamo stati abituati a pensare che la politica, in un mondo globalizzato in cui il padrone era il mercato, non avesse niente a che vedere con le dinamiche di mercato, ma sappiamo che è esattamente il contrario. La pedonalizzazione di un'area ha delle conseguenze a breve e a lungo termine su una certa area, e la politica dovrebbe quantomeno tenerle in considerazione. È un driver della gentrificazione dal punto di vista strutturale proprio, così come un driver della gentrificazione è la classe media creativa, diciamo, sia nella parte strutturale che nella parte di agency. E proprio purtroppo su questo aspetto qui io credo che anche gli spazi sociali dovrebbero interrogarsi sulle dinamiche che producono, a loro malgrado, diciamo, da un certo punto di vista. E forse su questo dovremmo un pochino tutti fare, non mea culpa, però capire in che modo resistere di più e meglio, perché purtroppo spesso nella grande capacità di recupero che ha il capitale, si rischia di detonare il potenziale conflittuale di un luogo e farlo rientrare nell'estetica della gentrificazione. Questo proprio nonostante le nostre intenzioni come militanti attiviste siano tutt'altre, ovviamente. Però credo che due questioni sul piatto che grazie al libro di Sara possiamo toccare sono queste due. Mi taccio. Grazie Carlotta, i tuoi appunti sono veramente, veramente stimolanti e ci hai lasciato con due domande a cui adesso proveremo a rispondere con Rossella, perché hai toccato dei punti che sono cruciali, sono fondamentali. Sullo spazio pubblico, sul perché, diciamo, pubblico è un aggettivo a volte insufficiente e che comunque andrebbe specificato meglio, poi ci torniamo. Io, vabbè, adesso allungo parlerei di queste questioni, però mi interessava molto anche tornare alle dinamiche che appunto descrive Sara, che tu hai riassunto con gentrificazione e turistificazione. Ecco, possiamo dire, non so Carlotta se sei d'accordo, per semplificare un po', ma non troppo, che quando parliamo di mercificazione in riferimento alla città neoliberista e quindi ai processi in particolare degli ultimi decenni, facciamo riferimento in particolare a queste due dinamiche. E giustamente tu sottolineavi che una delle cose su cui interrogarci è proprio il ruolo della politica dal basso e non solo. Io vorrei leggere, prima di fare la mia domanda a Rossella, un pezzo proprio del libro di Sara,
che mi è sembrato subito molto pregnante per queste questioni. Sara scrive: la contraddizione è questa. Se le politiche urbane contemporanee sarebbero chiamate a sanare le disuguaglianze, a ridurre le dinamiche di esclusione sociale prodotte da un'economia finanziarizzata della rendita, i progetti di rigenerazione urbana sono iscritti nello stesso sistema economico che dovrebbero correggere. Per questo il termine rigenerazione urbana si riduce spesso a un'etichetta etica appiccicata a speculazioni immobiliari private, e il termine valorizzazione, tanto ricorrente in queste operazioni, indica non un generico miglioramento di un immobile o di un quartiere, ma la creazione di rendita. Ecco, secondo me questo paragrafo veramente riesce a mettere insieme in maniera chiara una serie di questioni che stanno sul piatto da tempo, e per questo io partirei da questo paragrafo per trarre spunto per l'intervento, diciamo, di Rossella, per fare una domanda a Rossella, perché Rossella Marchini si è occupata spesso di uno dei quartieri che ha subito forse in maniera più pervasiva il processo di gentrificazione e di mercificazione, nel senso che appunto gli abbiamo provato a dare prima, che di Roma, e cioè San Lorenzo, e l'ha analizzato in molte pagine, in molti articoli, e anche fatto parte di però quel tessuto sociale che prova a contrapporsi, a reagire in maniera, anzi ad agire non solo per reazione ma anche con portando un'idea differente di città a questi processi. Quindi io chiederei un po' a Rossella da un lato di commentare questo passo che ho appena letto e dall'altro di raccontarci però l'esperienza di un quartiere reale, concreto, come quello di San Lorenzo rispetto a queste dinamiche. Eccomi, salve a tutti e tutte. Io mi associo a quello che avete detto, perché Sara ha una capacità molto rara, cioè quella di non solo capire il fenomeno, gliel'ho detto mille volte, di capire quello che succede al fenomeno urbano, ma trovare le correlazioni fra accadimenti diversi e metterli insieme, tanto che la restituzione, il racconto che lei fa di, appunto, della città, dei fenomeni urbani, sono complessi, e riesce a farlo anche utilizzando poche parole. Questa è la sua capacità, e credo che, appunto, invito tutti a leggere il libro, perché è chiarissimo e si capiscono molte cose di quello che noi viviamo ogni giorno nei quartieri. Allora, gli spunti sono tantissimi. Tu mi chiedi di San Lorenzo. San Lorenzo è, come dire, un campione perfetto per studiare tutti questi fenomeni. Innanzitutto perché è un territorio ridotto, quindi ben definito anche geometricamente, e quindi, come dire, come campione da laboratorio è molto utile. Due, perché in questo quartiere, che come tutti sanno era un vecchio quartiere operaio, una periferia storica quando Roma era più piccola, e negli anni ha subito una serie di trasformazioni a tappe. Non è solo la gentrificazione degli ultimi anni, perché San Lorenzo è stato, come dire, la prima grande trasformazione del quartiere è avvenuta sotto la spinta della Sapienza, la più grande università europea, eccetera, eccetera, che non solo con la presenza degli studenti, ma un pezzetto alla volta si è appropriato anche di territorio fisico. Quindi diciamo che il San Lorenzo operaio è sparito sotto la spinta di questa università enorme, per cui è diventato negli anni il quartiere degli studenti. Era il quartiere dei ferrovieri, degli artigiani che lavoravano spesso, anche loro, i lavoratori dei laboratori legati alla Sapienza, eccetera.
Questo diventare il quartiere degli studenti è stato la prima, diciamo, auto-espulsione degli abitanti, perché molti affittavano le loro case agli studenti, mettendo 4 studenti a stanza, chiedendo affitti esosi al nero, e quindi, come dire, era preferibile che questa loro casa diventasse fonte di un reddito col quale potevano vivere altrove. Naturalmente la presenza di tanti giovani e l'allontanamento di un po' di quegli abitanti storici ha prodotto il cambio, il primo cambio, per esempio, del commercio, per cui ci abbiamo le copisterie, la pizza al taglio, tutto quello legato appunto alla presenza, e non solo, ma giustamente i ragazzi che vivono in camere, microcamere a due, se vogliono bere una birra con gli amici, se vogliono fare due chiacchiere, dove vanno? Vanno nelle piazze, nelle strade sotto casa. E quindi il fenomeno della movida era, cosiddetta fenomeno della movida, era il fatto che questi ragazzi non avevano spazi in cui stare, non avevano case, non potevano invitare a cena gli amici, dividevano cucine in chissà quanti, eccetera, per cui stavano in mezzo alla strada, giustamente, e bevevano, cantavano, si ubriacavano, facevano quello che fanno tutti i ragazzi. Quindi questo ha naturalmente prodotto questa narrazione. Nel frattempo, quello che Carlotta diceva è giusto, siccome San Lorenzo insomma, è ricco di spazi sociali, di laboratori per gli artisti, cioè basta pensare alla ristrutturazione del pastificio, cioè dove è diventato il luogo dove i più grandi pittori, artisti hanno preso, assolutamente privato, non è un'operazione fatta, in cui hanno preso gli studi, le case, le cose, quindi il quartiere degli artisti, il quartiere degli studenti. E questa, come dire, dei laboratori artigiani, gli spazi sociali, e quindi comunque quartiere attrattivo che piano piano ha attratto il ceto medio creativo, quel pericolosissimo per cui la botteguccia un po' fighetta, il bio, tutte quelle cose legate a una trasformazione di questo tipo. Quindi è cambiato totalmente la struttura del commercio, si è svuotato il mercato, eccetera, eccetera. Sono stati chiusi nei tagli generali avvenuti tutti quei presidi di welfare che c'erano, il posto dove le signore andavano a fare la fisioterapia, gli ambulatori, le cose, tutto ciò è sparito. E questa, l'ultimo colpo tremendo, gliel'ha dato nel momento in cui questo quartiere così attraente di artisti, studenti, la movida, sono arrivati i turisti. Io, appunto, come diceva Gaia, siccome nel quartiere tanti anni che ci lavoro, ho visto all'improvviso cambiare chi percorreva quelle strade. Sono comparse i trolley, quel rumore continuo delle rotelline che a San Lorenzo non si era mai sentito, e gli studenti sono stati, come dire, cacciati. Conveniva fare il mini appartamento da affittare su Airbnb. E appunto la pizza a taglio magari non serviva più, ma serviva altre cose, quindi una continua trasformazione. Ultimamente avete visto sul giornale, So Hotel aprirà a San Lorenzo, quella è un'opera di demolizione e ricostruzione. Tantissime sono state le iniziative immobiliari di demolizione e ricostruzione. La Bastianelli è stato uno scandalo, quelle antiche officine, nonostante l'opposizione feroce dei cittadini, dei comitati, eccetera, sono state demolite. Lì stanno per essere ultimati dei mini appartamenti e così via, tutto il resto. Ultimamente chiudo dicendo che c'è stata una, a proposito dello spazio pubblico, che mi sembra il tema, diciamo che la Libera Repubblica di San Lorenzo, che è questa rete che tiene insieme non solo gli spazi sociali, ma anche i vari comitati
di vario tipo, le associazioni delle mamme, eccetera, eccetera. E diciamo si è posto il problema dello spazio pubblico dopo la questione della chiusura del lockdown e la parziale riapertura in questo momento. Tutti si sono resi conto che uno spazio pubblico come era ad esempio il Cinema Palazzo, perché quello io credo che al di là degli spazi sociali su cui possiamo discutere, che io considero comunque spazi pubblici, anche se perché comunque garantiscono una permeabilità per questioni di cultura, di mutualismo, di aiuto, l'hanno fatto in pandemia, ma lo facevano anche prima, voglio dire, i corsi di italiano per stranieri, gli sportelli di vario tipo c'erano anche prima, non è che sono nati ora. E la chiusura del Cinema Palazzo, con lo sgombero del Cinema Palazzo, che era uno spazio utilizzato da tutto il quartiere, diciamo, comunque per le attività, e ha fatto capire come fosse importante poter disporre, per esempio, i corsi dei bambini che fanno sport e si sono tenuti in piazza, e il saggio di fine anno a giugno è stato fatto lì, del resto in palestra erano chiuse, non si poteva fare. Quindi l'idea. E quindi noi, diciamo, in questo momento è proprio sullo spazio pubblico che stiamo discutendo, cercando di capire cosa vuol dire, e la pedonalizzazione della piazza, che già è avversata, no, da una serie di persone che dicono basta di fare spazi pedonali, sarà ancora la movida, eccetera. In effetti per noi è una grande speranza l'idea di poter disporre di un luogo in cui decidere cosa fare, ecco, poter fare delle attività autogestite che per noi sono molto importanti. E vabbè, sono stata pasticciata e frettolosa, però poi ne riparliamo. No, invece hai toccato un sacco di punti fondamentali, anzi sei stata molto chiara, e vedere tutti questi discorsi che adesso abbiamo fatto in forma un po' teorica concretizzarsi nella vita, nella storia di un quartiere specifico, aiuta proprio a far capire come poi in realtà, quando parliamo di spazio pubblico, quando parliamo di turistificazione, quando parliamo di gentrificazione, cioè stiamo parlando di cose che riguardano la nostra vita quotidiana. I posti dove andiamo a fare la spesa, dove incontriamo gli amici, dove compriamo i vestiti, dove portiamo a spasso i cani, cioè sono tutte cose che hanno molto a che fare con la nostra vita fisica quotidiana, minuta, e anche se poi fanno capo a processi che hanno questi nomi altisonanti, che sembrano così complicati. Appunto, ripetiamo, uno dei grandi pregi del libro di Sara è proprio quello di rendere accessibile il discorso generale che sta dietro a questi grandi processi, e di mostrare come abbia tante facce e si dipani su tante, in tanti aspetti. Una cosa che è interessante del resoconto che faceva Rossella del quartiere di San Lorenzo, questo rumore dei trolley, questa immagine degli abitanti che prima vengono cacciati dagli studenti e poi gli studenti che vengono cacciati dai turisti. No, questa secondo me è veramente la rappresentazione plastica di uno dei processi che Sara descrive, e cioè quello del ruolo della politica. Per tornare un attimo al ruolo della politica, no? Che a un certo punto le amministrazioni cittadine hanno deciso di Sara spiega, dopo che le città hanno smesso di essere luogo di produzione, quindi hanno smesso di essere la città che circondava le fabbriche, si sono dovute reinventare, la politica come le ha reinventate? Le ha reinventate col turismo e con la cultura, no? Sono diventati luoghi dove non si producevano più gli oggetti, ma si offrivano dei servizi. E in particolare, vabbè, io abitando a Roma conosco soprattutto la storia di Roma, ma è un discorso che potrebbe valere per tante città. In particolare, appunto, turismo e cultura servivano a questo punto per attrarre capitali. Ecco, l'immagine degli studenti abbienti
e l'immagine dei turisti, queste due categorie sono persone fisiche, ma nella testa del legislatore sono capitali, cioè sono persone che hanno l'opportunità, hanno un certo tenore di vita, hanno l'opportunità di spendere dei soldi in determinate attività, come possono essere quella del turismo o quella dell'offerta culturale. È un discorso un po' complicato, ma quando sentiamo dire, anche qui Sara lo spiega bene, infatti adesso forse è meglio che lo faccia spiegare direttamente a lei, quando sentiamo dire che il turismo è il petrolio d'Italia, un po' ci riferiamo a questo, giusto Sara? Sì, esatto, quello è il classico slogan che uno spera sempre che passi di moda e poi invece puntualmente ritorna. Che appunto genericamente, no, descrive in realtà che cosa, cioè un meccanismo di estrazione, no? Poi appunto questa cosa la dice Giacomo Salerno, io la ripeto sempre, no? Appunto la risorsa non è il turismo, la risorsa sono le città, cioè il turismo è uno strumento, una strategia per estrarre ricchezza, per cui il tema è dove va la ricchezza, cioè il tema secondo me, no, il punto di vista che io adotto quando appunto... quando rifletto su questo e quindi che ho scelto di usare per il libro, è esattamente questo, è anche un po' un approccio, come dire, anche un po', no, di giornalismo investigativo, cioè di seguire i soldi, perché se davvero il turismo produce ricchezza, allora dove va, cioè dove finisce questa ricchezza? E per questo io, insomma, in questo piccolo libricino semplicemente elenco un paio di... no, di questioni rispetto a questo, che lancio degli spunti, poi insomma sono anche cose note, però forse appunto provo a metterle insieme e quindi ad andare un po' oltre questa retorica del turismo che genera ricchezza e quindi penso per esempio al lavoro, come giustamente tu dicevi, cioè se le appunto città che diventano esse stesse, no, motore di crescita economica attraverso la trasformazione delle città, come descrive Rossella, cioè attraverso operazioni immobiliari che rendono, no, attrattiva la città per investimenti, turisti ricchi e studenti ricchi e via dicendo. Tutto questo motore però poi di fatto si regge su che cosa? Sul lavoro, per esempio, dei lavoratori di determinati settori che appunto, se poi andiamo ad analizzare il tipo di lavoro, è un lavoro estremamente povero, cioè un lavoro precario, un lavoro sottopagato, un lavoro, cioè, con salari da fame, quindi, no, parliamo dei lavoratori, appunto, sono poi i lavoratori che sono stati maggiormente colpiti adesso dalla crisi, che sono rimasti molto spesso scoperti, almeno dalle prime misure, quindi i lavoratori dei settori dello spettacolo, tutti i lavoratori dei pubblici esercizi, di settori che appunto poi per lo più, come dire, si reggono su contratti, insomma indegni, quando non appunto sul lavoro nero. Io sono rimasta basita, cioè Caritas stima che a Roma sia addirittura del 20% il lavoro sommerso sul totale. Chiaramente quelli erano tutti i lavoratori del settore cosiddetto turistico, lavoratori dei beni culturali, che appunto io, come racconto nel libro, molto spesso quando ce l'hanno hanno un contratto multiservizi, cioè da mense e pulizie, e guadagnano meno di 8 euro l'ora. Quindi quando appunto diciamo il turismo genera ricchezza, no? E dici sì, ma per chi? Questo è, secondo me, è un nodo centrale, cioè io poi appunto non voglio criminalizzare il turismo come pratica, però il turismo come invece strategia, no, di trasformazione del territorio è profondamente iniqua e diseguale, e quindi questo va sicuramente, no, messo al centro di qualsiasi dibattito sul ruolo del turismo, che poi appunto è strano perché il turismo viene sempre visto come una cosa molto, no, in ambito accademico è oggetto di corsi super specialistici e si riduce per lo più appunto a corsi sul marketing territoriale e via dicendo, mentre invece il turismo ha un enorme impatto sull'abitare e sui territori in generale. E quindi insomma, io poi tra l'altro volevo fare una riflessione, mi volevo ricollegare brevissimamente a quanto dicevamo prima sullo spazio pubblico, semplicemente perché
appunto c'è cioè, il mercato no, tende a normare tutto in funzione della produzione e del consumo, come si diceva prima, quello che manca appunto è invece l'imprevisto, cioè quello, lo spazio dell'imprevisto è lo spazio pubblico, cioè lo spazio di possibilità, per esempio appunto lo spazio della creatività. Allora, parlando no, di creatività, se ne parlava prima, colpisce il fatto che appunto leggevo tempo fa che tutte le grandi no, industrie tecnologiche della Silicon Valley hanno costruito i propri uffici fisicamente per farli somigliare a spazi pubblici, per cui creando no, degli open space, delle piazze, eccetera, dove no, i lavoratori potessero incontrarsi proprio perché quel tipo di spazio che permette l'imprevisto genera creatività. E quindi cioè, è curioso no, questo ribaltamento per cui Facebook è fisicamente strutturata così e invece noi no, nelle città non abbiamo più questo tipo di spazio, che è lo spazio appunto dove può succedere qualcosa di imprevisto. E se pensiamo appunto alle cose anche migliori delle nostre vite, spesso sono frutto di imprevisti. Per cui questa insomma è una riflessione che volevo aggiungere, no? A quanto dicevamo prima. Grazie Sara, è bella questa immagine dello spazio pubblico come luogo dell'imprevisto, no? Che ci viene negato, soprattutto in questo momento in cui non solo è scomparsa la dimensione pubblica, la dimensione dell'imprevisto, ma persino il gossip ormai non si può più fare perché l'assenza di socialità genera anche queste dinamiche. Comunque mi sembra che centrale a tutti gli interventi che abbiamo sentito finora sia appunto il discorso sullo spazio pubblico. Che vuol dire questo pubblico? Abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato di abitanti, abbiamo parlato di esercizi commerciali e residenze private. Quindi in realtà di tutti i luoghi che sono soggetti a macro trasformazioni e nel mezzo un po' si va a infilare. Il turismo si va a infilare la gentrificazione, manca però quella che è una guida politica a questi processi di trasformazione. O meglio, la politica a un certo punto ha deciso di non contrastare, non regolare, non cercare di calmierare le conseguenze devastanti di una mercificazione totale. Ma di avallarle, quindi si è gettata, le amministrazioni comunali spesso si sono gettati nel marketing della propria città, per cui ormai tutte le città hanno un logo, hanno uno slogan, Londra, Amsterdam, Berlino, che cosa fai? Adesso non hai una mascotte, non hai un animaletto su cui vendere, no? Da vendere come gadget ai tuoi turisti, ogni città ne deve avere uno. Questo è un esempio, se vogliamo, anche banale, ma è l'esempio di una direzione che la politica a un certo punto ha scelto di dare e non dandola. Ecco, scusate il gioco di parole. Leggo un'altra frase dal libro di Sara, che come sempre spiega meglio di me queste cose. La politica dovrebbe mediare i diversi interessi e bilanciarne il peso per garantire la pluralità di funzioni della città. Appunto, una pluralità di funzioni. Abdicando a questo ruolo in favore del mercato, le politiche urbane finiscono per favorire lo sviluppo di città monofunzionali. Le nuove infrastrutture per la mobilità, ad esempio, non sono pensate per i residenti, migranti, lavoratori, ma per i turisti e così via. Appunto, un'idea di politica che rinuncia a scegliere e che immagina un futuro delle città non pensato per chi ci vive, per chi ci lavora, per chi le attraversa, ma per chi ne deve usufruire, per chi potrà spenderci dei soldi, categorie che spesso non coincidono, appunto. Sicuramente non coincidono nel caso del turismo. Ecco, io vorrei, diciamo, chiudere questo giro, poi vedo che ci stanno arrivando un sacco di domande, anche molto lunghe, proveremo a rispondere il più possibile a tutte.
alla fine, però vorrei chiudere appunto questo secondo giro chiedendo a Carlotta, un po' riprendendo le fila del discorso da dove lei l'aveva chiuso, no? Quando tu dicevi bisogna riflettere, bisogna dotarci di nuovi strumenti per aprire questo concetto di pubblico e capire che ruolo ha la politica e che ruolo ha la classe creativa. Sì, innanzitutto io ribadisco che è super vero il fatto che le amministrazioni, soprattutto di centrosinistra, questo va detto, negli anni hanno veramente fatto del turismo la bandiera di qualsiasi luogo. Voi parlate di Roma, io vengo da Firenze, che è una città che è stata veramente totalmente mangiata dal turismo in maniera ancora più pervasiva di Roma perché è molto più piccola. E nel centro di Firenze durante la pandemia non c'era neanche un appartamento abitato in pratica. Non è che gli abitanti vengano sfrattati, quegli appartamenti non sono sul mercato, non sono sul mercato degli affitti a lungo termine. Per cui esistono dei luoghi in cui il turismo è ancora più pervasivo e soprattutto io non ho ricordanza da quanto io vengo dalla campagna fiorentina in realtà, io non ho ricordanza di un sindaco delle mie zone che non abbia a ogni tornata elettorale per farsi eleggere detto che bisognava puntare sul turismo. Ovviamente senza minimamente spiegare o preoccuparsi di spiegare a chi sarebbero andati i benefici di quella ricchezza prodotta, ok? Nessuno gliel'ha mai neanche chiesto, d'altronde, non eravamo neanche abituati a livello proprio di egemonia di pensiero a poter pensare il turismo come qualcosa di potenzialmente negativo. Quindi c'è una grande problematica in questo. Io ci tenevo però anche a dire che è vero che le città nel modello post-fordista non erano più costruite intorno alla fabbrica. E che esistevano una serie di industrie alternative, principalmente legate ai servizi e alla cultura. Però non è che la produzione non c'era più, appunto, era altrove. Questo ha cambiato anche i rapporti di forza fra le classi, nel senso che prima la forza lavoro ha iniziato anche a distribuirsi in maniera differente, non soltanto cambiava la struttura, insieme al cambio della struttura urbana cambiava anche la distribuzione della forza lavoro, per cui la classe operaia che esisteva e che esiste tuttora, perché è vero che le città sono principalmente sul consumo, però e questo è un altro tema che a me interessa molto, io anche sono una studiosa di studi urbani e quindi tendo a concentrarmi sulle città. Però quello che secondo me è ancora più dirimente oggi è capire meglio in che modo si articola la città con quello che gli sta intorno, sia come patrimonio rurale che come patrimonio provinciale, perché non ci dimentichiamo che l'Italia non è un contesto di metropoli, è fatta da piccole e medie città. E quello che secondo me, così come Sara si riappropria un po' di questa visione d'insieme, dobbiamo un pochino tutti riappropriarci di un'analisi che capisca quello che succede in città anche in relazione agli effetti che produce altrove. Perché questo è fondamentale perché rischiamo altrimenti di fare come fanno le politiche del decoro, di spostare dal contesto urbano a fuori. E questo noi non ce lo possiamo permettere come militanti attiviste. Quindi io spero anche che le prossime ricerche di tutte e tutti noi vadino anche in questa direzione, nel comprendere non soltanto quello che accade a livello urbano, ma anche gli effetti che si producono a livello nei territori circostanti. La politica, io non penso che questa sia un po' la domanda se sia nata prima l'uovo o la gallina, nel senso io non so se, perché è veramente scarso anche il livello della nostra classe dirigente, questo lo sappiamo, per cui io non so se molti processi loro non li comprendono o se hanno completamente sposato una determinata parte. Questo fa parte di un processo più a lungo termine, per cui perché noi dal basso siamo molto più bravi in questo, ce lo dobbiamo dire, a pensare agli effetti a lungo termine di quello che viene fatto. Per cui io non posso giudicare la politica per quello che fa e produce oggi.
io devo giudicare una visione di sviluppo alternativa, io devo comprendere se c'è una visione di sviluppo alternativa che mi consente di comprendere se quello che viene fatto qui è o no una conquista parziale oppure non lo è. Per cui penso che questo sia un grande problema della nostra classe dirigente, ma che sì, dico dal locale al globale, parlo anche della classe dirigente nei piccoli comuni, nelle piccole realtà. E quindi credo che questo sia un tema importante. Credo anche che, come diceva Rossella prima, i processi siano iniziati molto prima. Ovviamente prima magari nel centro di Firenze già dagli anni 70 esistevano in tutte le città delle dinamiche di terziarizzazione che avevano delle rivendicazioni. Io feci una ricerca d'archivio in cui venivano tirate fuori le stesse parole d'ordine che vengono tirate fuori ora dai movimenti. Basta espulsione dei residenti, non vogliamo le banche nel centro storico e quant'altro. Alla gentrificazione però ci si lega una tecnologia ben precisa e anche uno stile di vita ben preciso, che è quello del gentrificatore potenziale. Senza questa parte di agency insieme alla parte strutturale, probabilmente tanti processi non sarebbero possibili perché la gentrificazione si basa sull'andare incontro a uno stile di vita. E quindi questa parte molto soggettiva, ma non per questo meno strutturale, va anche lì capita meglio e cercati i modi per contrastarli, diciamo. È difficile, diciamo, è sempre una sfida che però va accolta e secondo me va portata avanti, capire come favorire la socialità, favorire la produzione culturale, senza però andare incontro, favorire anche nel frattempo processi di gentrificazione. Beh, devo dire che in questo come scoop ne sappiamo qualcosa perché già prima a Vianola, ma soprattutto adesso in via della stazione Tuscolana, siamo protagonisti di un percorso di questo genere, nel senso che quando noi siamo entrati in via della stazione Tuscolana nei capannoni che adesso ci ospitano, quei capannoni erano abbandonati, l'intera via era completamente deserta, quella è una zona profondamente degradata. Quando siamo arrivati noi abbiamo iniziato a riqualificarla, no? E in questa riqualificazione ovviamente abbiamo prodotto ricchezza sociale, ricchezza culturale, riconnessione del tessuto sociale, anche riscoperta di spazi urbani spesso dimenticati attraverso iniziative che non solo avvenivano dentro Scoop, ma spesso e volentieri avvenivano fuori da Scoop, no? Quella riappropriazione dello spazio pubblico, comune a questo punto, potremmo dire, che avevamo intorno con lo sport in piazza, il corteo di carnevale, eccetera, eccetera, cioè tutta una serie di attività che appunto andavano a qualificare lo spazio urbano che circondava i capannoni di Scoop. Ebbene, noi adesso siamo protagonisti, nostro malgrado, di un processo di rigenerazione, cosiddetta rigenerazione urbana, no? Leggevamo prima, Sara, lo scriveva molto bene, che la rigenerazione urbana è una pescetta che a volte nasconde un processo di privatizzazione, non di una vera e propria rigenerazione. E un po' è anche il nostro caso, perché il processo di rigenerazione cosiddetta a cui siamo soggetti fa capo a un bando europeo che insiste, che coinvolge varie città, appunto in tutta Europa, varie città in tutta Italia e vari quartieri di Roma, in particolare anche il nostro, che si chiama Reinventing Cities. Un nome altisonante per dire che un pezzo di territorio viene di fatto appaltato ai capitali privati per essere rigenerato. Ed è veramente una rappresentazione plastica di quello che dicevamo prima rispetto al ruolo della politica, perché semplicemente delega la decisione sul progetto a lungo termine rispetto a un territorio ai capitali privati, cioè è quello che manca, è proprio una visione di città. Nel momento in cui tu, come Comune di Roma, pensi che un privato possa decidere per il bene della collettività e rinunci a delineare un progetto a lungo termine, stai veramente abdicando, almeno questo per come la vedo io, per come la vediamo un po' noi di Scoop, stai abdicando al tuo ruolo, stai semplicemente lasciando la porta aperta alla speculazione. E a Roma questo l'abbiamo visto avvenire più e più volte. Quindi ecco, questo processo che ci riguarda, a
come stiamo provando a contrastarlo? Stiamo provando a contrastarlo mettendo in rete di fatto quelli che sono i vari soggetti che compongono e che abitano il territorio dove poi questo bando andrà a inferire, a posarsi, no? E quindi non solo noi di Scoop, ma tanti comitati, associazioni, realtà, esercenti, chi più ne ha più ne metta, abbiamo dato vita a dei laboratori di progettazione partecipata per cercare di immaginare invece dal basso come vorremmo venisse riqualificata davvero quest'area. E appunto cercare noi, visto che la politica non è in grado di immaginare e sognare un'altra città possibile a lungo termine. Ecco, io volevo chiedere appunto a Rossella, che è così brava a parlare poi concretamente, a tradurre concretamente tutti questi discorsi spesso astratti, se appunto è possibile immaginare dal basso delle trasformazioni urbane di lungo periodo, se è possibile agirle, perché questo processo che sta investendo noi come Scoop, la nostra area, sta in parte investendo anche San Lorenzo, e appunto c'è un margine ancora, secondo te, di reazione? C'è ancora un modo dal basso per trasformare, riappropriarsi dello spazio pubblico, trasformarlo, se vogliamo, in spazio comune, facendo quello che la politica non sembra più essere in grado di fare? Allora, noi abbiamo avuto, come forse saprai, un'esperienza recente a San Lorenzo, perché l'area di Via dei Lucani, cioè era prevista dal piano regolatore un'area in cui era possibile un progetto unitario, e è stata, grazie al piano casa, utilizzata un pochino alla volta a brandelli, mettendoci palazzine, sì, piccole interventi, eccetera. Quindi quello che era rimasto è l'area dove è avvenuto l'omicidio di quella giovane ragazza 2 anni fa. Naturalmente c'è stato tutto il tantam iniziale, poi sembrava che la cosa si fosse, come dire, dimenticata. Invece il comune ha fatto un bando, una manifestazione di interesse, invitando imprese, proprietari. Quell'area è un'area molto parcellizzata come proprietà, sono tanti i proprietari piccoli, e invitando i proprietari insieme a investitori, anche qui investitori privati, a rispondere a questo bando. Il bando prevedeva servizi pubblici, verde pubblico, artigiani, prevedeva una serie di cose, ma escludeva nella maniera più assoluta che si potessero realizzare residenze, perché appunto già erano state utilizzate quelle cubature per realizzare delle case proprio lì. A questo bando, noi appena uscito, come Libera Repubblica abbiamo deciso di ovviamente partecipare insieme a Comunia e agli altri spazi sociali, Comunia in particolare perché occupa una parte di quell'area, e esattamente ha occupato i capannoni inutilizzati che erano la ex fabbrica Piaggio. E devo dire che è stata un'esperienza molto interessante, nel senso che per fare questo abbiamo costituito una rete molto vasta con le realtà del quartiere e abbiamo presentato un progetto. Uno dei requisiti del progetto era di avere l'assenso di almeno il 75% dei proprietari. Naturalmente i proprietari si sono rifiutati di dare l'assenso a chi che sia e non hanno partecipato, quindi di fatto i 3 gruppi che hanno presentato il progetto erano fuori bando, perché nessuno aveva questa dichiarazione dei proprietari.
E va bene. Quando è stato presentato, il comune, insomma, il bando prevedeva che il comune avrebbe preso in esame tutte le proposte e avrebbe esteso una sua proposta prendendo. A questo punto, che è successo? Che i proprietari, tutti insieme, hanno fatto un progetto per realizzare non so quanti appartamenti, residenze a raffiche, hanno cominciato un lavoro sul quartiere. Dicendo, ma lasciate perdere il parco pubblico, poi chi lo mantiene? Sappiamo come finiscono queste cose, i servizi pubblici. Ma sì, per carità, se facciamo i proprietari fanno le case, ci daranno, e c'era in questa proposta 200 metri quadri da dare a qualche associazione di passaggio. E ponendo la questione dicendo i proprietari, che poi la cosa che noi contestiamo ed è veramente gravissima, questi proprietari per 20 anni, 30 anni, 40 anni hanno lasciato quella parte di città che è anche nostra andare alla malora, tanto che è diventata rifugio di disperati, tanto che ha portato a quella tragedia che abbiamo vissuto. L'unico punto di quest'area, l'unica parte che invece ha, come dire, ha garantito l'aula studio, la sartoria dei migranti, le attività pubbliche, eccetera, è stato lo spazio di Comunia che è stato rimesso a posto da loro, così come avete fatto voi di Scoop, eccetera, insomma, la solita storia. Quindi, la cosa, in questo caso, l'amministrazione adesso parla di esproprio dell'area per realizzare appunto le attività pubbliche che dice noi siamo in attesa, speriamo che questa cosa vada avanti. Certo, i tempi dell'amministrazione sono, come dire, a scadenza, quindi l'esproprio ha una procedura, come sappiamo tutti, abbastanza lunga, che è anche sottoposta spesso a ricorsi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, in questo caso, devo dire, in questo caso l'amministrazione ha dato degli indirizzi, no? Però, anche se li ha dati, come dire, la forza del privato proprietario dell'area che intende, come dire, fare una speculazione su quello, è molto forte. E si appoggia appunto anche su questa comunicazione. Il privato è veloce, il privato fa le case, il privato rende tutto pulito, no? Questa, ecco, su questa narrazione, come dire, si costruisce anche un consenso, perché è vero che tu dici qualunque cosa, anche le case, è meglio di lo schifo che c'è adesso. E questo, per cui, come dire, la narrazione che noi dobbiamo capovolgere e la bravura di Sara e di chi come lei riesce a mettere in relazione i processi, cioè non è vero che il privato è meglio, non è vero che il privato è più veloce, il privato è quello che ha lasciato così, così come la narrazione del degrado. Del decoro, di Reteche che a San Lorenzo ha fatto un accordo col municipio per ripulire la città e va in giro a cancellare sotto i condomini che gli danno la mazzetta, le scritte, cioè questo è il lavoro che fa, capito? Diventa una, secondo me, è sul racconto, per questo ripeto l'importanza di quello che noi scriviamo, raccontiamo, andiamo a vedere, perché spesso quello che si dice e viene, come dire, preso acriticamente. Solo una cosa voglio aggiungere velocissima, la cosa che diceva Carlotta mi pare fondamentale. Noi continuiamo a parlare dei quartieri gentrificati, le cose eccetera, centrali, la trasformazione, ma questa pandemia ci ha dato un'occasione unica, irripetibile, che è stata quella di chiudere. Quindi io dico alcuni layer, no? Uno alla volta, ha spento delle cose e noi abbiamo visto che man mano che si riaccendevano, il centro storico,
quello massacrato dal turismo, quello stravolto da questa cosa, che è piccola cosa rispetto alla dimensione di Roma, cioè la città è un'altra. E non solo, la città, proviamo, cioè io in questo periodo, no, penso continuamente, noi continuiamo a guardare la periferia misurandola con la distanza dal centro, sia distanza di chilometri che distanza di... No, sbagliamo, è il centro, è quella roba lì, quella piccola cosa svuotata, destinata a turisti frettolosi, perché vogliamo pure parlare, il prossimo libro sarà, lo devi fare per questi poveri turisti, cioè, ma tu vieni in una città come Roma per 5 giorni, 4 giorni, fai una vita d'inferno, non capisci nulla di questa città. Quindi anche loro, no, diciamo, questi che portano questi soldi, ma hanno una visione distorta. E non solo, il peso di Roma rispetto al suo territorio intorno. Pensiamo alla Dispoli, quante persone che lavorano e vivono a Roma dormono alla Dispoli, lì c'è la linea ferroviaria, si sono spostati, io non so i numeri, una volta l'avevo letti, ma si sono spostati tantissimo. Pensiamo alla zona verso i Castelli Romani, verso Guidonia, verso Tivoli. Tutte le consolari, soprattutto quelle servite da una rete di trasporto su ferro, basta vedere il traffico che c'è la mattina entrando a Roma dalle consolari. Allora Roma pesa anche su questo territorio circostante. In che modo? In che forma? Qual è lo spazio pubblico che esiste in quelle città? Cioè, come vivono queste persone? Ecco, io questo credo che quello, e non solo, e la provincia, ma non quello che dicono gli abitanti che vanno nei borghi, no? Questa cosa che adesso si dice, va di moda questo adesso. Cioè, io dico quanto il peso di Roma, non solo sulla sua vasta area periferica, cioè costruisce questa città, ma quanto anche nell'area metropolitana, i comuni limitrofi. Cioè, alcune persone che abitano l'estrema periferia della Tiburtina a scuola non vanno a Roma, vanno a Tivoli, fanno le scuole a Tivoli, è molto più comodo, è lì, sono 2 chilometri. Quindi anche capire questa dimensione metropolitana. No, ma assolutamente, direi che questo anzi è un ottimo spunto per uno dei futuri incontri della rassegna, non solo rispetto a Roma, ma io penso città che per me sono indistinguibili praticamente dal loro interland cosiddetto, se si prende la circumvesuviana e si va verso l'esterno, cioè Napoli non finisce mai in realtà, iniziano gli altri paesi, ma in realtà è tutto un conglomerato urbano unico, e questo ovviamente fa parte di quei processi che Carlotta descriveva prima e che ancora oggi sono molto poco indagati. Un po' inizia, almeno da quello che so io, che è molto poco. Ho letto a questo proposito David Harvey, che appunto è anche citato da Sara, è uno studioso che si è occupato di questi temi. Ancora una volta vi rimando al libro di Sara per la bibliografia. E io un'ultima cosa e poi do spazio alle domande. Assolutamente quello che diceva Rossella è così, cioè non solo c'è un processo, un circolo vizioso per cui un quartiere viene devastato da una di quelle che potremmo chiamare monoculture, no? Per cui viene appiattito su un'unica funzione, viene desertificato, quando poi quella bolla esplode resta, come dire, uno scheletro degradato, e a quel punto, lasciato a marcire per un po', si propone una rigenerazione che qualsiasi essa sia è meglio del nulla, e quindi anche la cittadinanza dice no, ok, perfetto, rigeneriamo, perché è meglio che essere che lasciare queste strade, questi posti così abbandonati a loro stessi, e non importa, ben vengano i privati purché ci ripuliscano le strade dalle scritte e dalle cacche di cane. Ecco, quindi sì, assolutamente sono d'accordo. A proposito del rapporto centro-periferia, ecco, riprendo il commento di Emiliano che potete leggere adesso in sovrappressione, un tema importante anche come favorire il decentramento. Attualmente le periferie sono delle cisti sulla pelle dei nuclei cittadini, mal connesse, alimentate da centri commerciali e piene di aree industriali spesso abbandonate.
Questo genera la concentrazione lavorativa e abitativa in aree ridotte, dove anche l'architettura trova soluzioni verticali per ottimizzare l'inscatolamento umano. Ecco, quindi Emiliano ci dà queste immagini molto efficaci delle cisti sulla pelle. Almeno questa, come dire, è così che ce le vendono, perché poi appunto basta guardare Roma e si vede che il centro storico, per quanto è un centro storico grande, non è sicuramente la parte più ampia della città. Adesso leggo alcune domande, vi prego di farle un pochino più brevi perché non riesco a leggerle tutte, sono lunghissime. Allora Valerio ci chiede, ecco infatti appunto, buonasera, grazie per questo incontro, la mia domanda è: che opportunità ci viene data dal crollo di questa bolla, se di bolla si può parlare, del turismo? Come movimenti, ma anche come politica, ci si sente chiamati a reinventare la città, appunto, riportando la comunità nei luoghi da cui è stata estromessa. Ma che tipo di comunità auspichiamo? Ecco, questa è una domanda semplicissima di Valerio. Ecco, questi due spunti, il decentramento e ovviamente le possibilità che, se ci sono, ci sono. Un po' l'implosione di questa bolla turistica ci può fornire, sempre che ce ne siano, perché giustamente Sara tu accenni alla fine del libro che può darsi che invece ci sia l'effetto contrario, ora che tanti immobili vengono svalutati, chi ha i soldi, cioè chi ha il capitale, è pronto a investirli, a trasformare con ancora più aggressività i quartieri desertificati. Non so se chi vuole, se volete intervenire. Non c'è più ordine, intervenite, vi lascio. Dico una cosa velocissima, insomma, su questo, perché appunto mi ricollego, no, al timore che esprimo poi in chiusura, perché ci ripensavo questi giorni. Appunto, da una parte è vero, perché no, il crollo del turismo è un'occasione per riabitare le città, quindi che tipo di comunità vogliamo? Vogliamo delle comunità di abitanti. Poi ben venga il turismo, però dobbiamo, no, riequilibrare questo. Per fare questo, ovviamente, però c'è bisogno appunto dell'intervento della politica, cioè non avviene da sé, cioè non è che siccome le case, no, in centro si sono svuotate, allora gli abitanti automaticamente vi fanno ritorno. E qualche politico locale, insomma, per esempio la presidente del primo municipio a Roma, ha anche scritto su questo, cioè lei si è resa conto, perché si era resa conto anche in passato dello svuotamento, quindi dei disagi, dei danni creati, no, dallo svuotamento turistico del centro di Roma. Però appunto io non ho sentito, insomma, oltre a lei, voci, no, da parte appunto invece della politica, cioè, Nardella si è espresso, no? Ha detto delle cose abbastanza incredibili, no? Rispetto alla rendita, cioè basta con questa diciamo la rendita come motore, no? di sviluppo della città. Però insomma, di fatto poi non abbiamo visto interventi. Allora io non voglio qui aprire la questione, perché la questione sarebbe la questione abitativa, cioè sarebbe il tema della casa, per cui come si interviene affinché si possano riabitare le case del centro, che è un tema appunto complesso. Però appunto rispetto a questo noi abbiamo visto invece un disastro, cioè abbiamo visto una quantità veramente impressionante di richieste di sussidi all'affitto. A Roma, no, più o meno, secondo alcune stime, un terzo degli inquilini che abitano in affitto sarebbero in difficoltà. Le erogazioni sono state ridicole, e quando sono state, no, erogati i contributi sono stati dati, non so, 250 euro per tutto l'anno. Per cui, ecco, se queste sono le politiche per l'abitare, come dire, l'occasione è persa rispetto, no, alla possibilità di riabitare le città dopo il turismo. Nonostante appunto anche il calo dei valori immobiliari, degli affitti e via dicendo, per cui ecco io sono preoccupata per questo, perché c'è una polarizzazione, no, tra chi forse anche, anzi, ha, come dire, aumentato anche i risparmi durante questo periodo, per cui sta meglio, e chi invece appunto, no, sta sempre peggio. E chi sta sempre peggio molto spesso abita in affitto, per cui c'è tutto il discorso, insomma, al di là, lasciando perdere la proprietà, però rispetto all'affitto,
quanti, no? Cioè, che adesso appunto sono in difficoltà con il pagamento dell'affitto, c'è cioè questa situazione di crisi estrema e via dicendo, quanti proprietari quando il turismo ripartirà sceglieranno di passare ad Airbnb, cioè oltre a quelli che già lo facevano prima, questo è il mio timore, in questo scenario in cui non c'è più nessuna fiducia tra proprietari e inquilini come categorie, perché c'è una crisi economica pesante. Per cui questo è quello che la politica dovrebbe invece affrontare, perché così com'è la situazione è tutto scaricato appunto su proprietari e inquilini e poi insomma abbiamo visto come in Italia non sia minimamente possibile, no? Parlare del tema della proprietà perché abbiamo visto come si è nominata la parola patrimoniale, cioè, apriti cielo, e quindi ecco, queste sono delle questioni che sono appunto collegate tra loro e che la politica dovrebbe appunto affrontare in un'ottica di lungo periodo, perché poi se guardiamo tutti questi fattori insieme, ci danno anche un quadro di un'economia comunque cioè, povera, non conviene a nessuno. Che appunto ci sia una generazione che ha salari da fame e che non riuscirà mai ad acquistare una casa e che per cui insomma lo scenario è abbastanza drammatico, ecco. Certo, l'occasione, il crollo del turismo la offre, poi chiudo qui. Carlotta Rossella. Sì, brevemente, mi fa molto ridere sentire nominare Nardella perché il primo punto politico nella sua nuova reelezione era proprio il turismo. Ci siamo battuti in varie forme, in vari spazi, proprio per dire che la monocultura del turismo a Firenze sarebbe stata rovinosa e ora come se niente fosse, ignaro, no ignaro, facendo finta di non ricordarsi tutte le volte che noi ci siamo rifiutati di sedere al tavolo con lui, in cui abbiamo speso parole durissime, siamo stati, diciamo, in vari luoghi, massacrati sotto varie forme ogni volta che si provava a dire che era più importante la vita umana di qualcuno che veniva ucciso su Ponte alle Grazie piuttosto che una fioriera. Ecco, diciamo, Nardella e tutti gli altri sindaci del PD della mia area che sposano completamente le sue teorie, dovrebbero veramente prendersi la responsabilità del massacro sociale di questa che questa monocultura ha prodotto. Questo è bene dirlo a chiare lettere, perché sono veramente. Poi dietro al nome politica, così come dietro al nome finanza, ci stanno nomi e cognomi. E se è vero che la responsabilità non è solo individuale, poi individualmente si riproducono, diciamo, determinate dinamiche anche quando c'è la possibilità di contrastarle. Questo è bene ricordarlo. E poi prima citavate Harvey, uno dei più grandi insegnamenti di Harvey è stato che quando il mercato si satura, il capitale è bravissimo a creare dei nuovi mercati. E quindi da questa prospettiva, quando si diceva uno spazio viene lasciato libero, vuoto, abbandonato, tale per cui poi saranno i cittadini stessi a chiederti privatizzatelo, fateci case perché pur di non averci, diciamo, il disagio sotto casa. Questo è un tipico esempio di come appunto si colonizzano nuovi spazi quando si arriva a una saturazione. Io credo che possiamo girarci intorno quanto vogliamo, la politica attuale può anche migliorare un po' le cose, però all'interno del capitalismo determinate contraddizioni non si risolvono, non c'è niente da fare, vengono spostate da un lato, da un aspetto all'altro. Ricordiamoci anche che spesso e volentieri la riqualificazione di un'area è passata tramite l'espulsione, proprio per volontà della politica, quando si è anche a Rione Monti, si è costretto a riqualificare delle case che non avevano, diciamo, bagni in casa e che erano pericolose per la salute, gli inquilini o i proprietari di determinate case che non avevano la possibilità economica di fare determinati investimenti sono stati buttati fuori. Questo è successo molto in Toscana, in alcune zone, quindi diciamo che purtroppo pensare di risolvere determinate contraddizioni all'interno di questo sistema di sviluppo è pressoché impossibile. E l'altra cosa, e qui mi taccio,
mi sono già dimenticata. Ecco, secondo me è un altro tema nostro importante, che tutte queste cose, la gentrificazione, il turismo e quant'altro, bisogna trovare collettivamente un modo di relazionarle a analisi più ampie, che sono quelle del cambiamento dei modelli lavorativi, della precarietà, dei sistemi produttivi, delle delocalizzazioni, in maniera più euristica e complessiva. Non siamo delle isole, e neanche le analisi che produciamo possono essere delle isole, altrimenti non capiamo, non comprendiamo, non abbiamo neanche gli strumenti per contrastare determinati fenomeni. No, vorrei aggiungere solo una cosa, cioè altro fenomeno da indagare, da tenere presente rispetto a quello che sta succedendo nelle città è l'intervento dell'enorme massa di denaro manovrato da mafia, camorra, dalla criminalità organizzata di ogni tipo, che sta intervenendo nelle nostre città, in tutte le nostre città, in maniera massiccia, proprio approfittando delle difficoltà di alcune attività commerciali, e di chi appunto. Cosa che peraltro già avveniva, perché nel turismo era molto forte, nella ristorazione, negli alberghi, l'intervento, diciamo, di questi capitali. E adesso credo che il post pandemia, vedrà, non il privato così generico, vedrà questo tipo di intervento privato con la forza che ha, sia dal punto di vista finanziario che appunto dal punto di vista di infiltrazione territoriale in tutte le cose. Quindi questo è un altro fenomeno che dovremmo, come dire, tenere presente. Sono d'accordo con Carlotta, il tutto, la nostra è una battaglia, una cosa, eccetera, che potrà, come dire, avere delle vittorie, poi tornare indietro e poi conquistare un'altra cosa. Tutto questo è legato al capitalismo e le città come noi immaginiamo dovrebbero essere, insomma, le potremo costruire solo quando avremo battuto il capitalismo, questo è sicuro, però nel frattempo noi continuiamo, come dire, a tenerle d'occhio e a costruire un'altra immagine, un altro desiderio. Voglio dire, lo facciamo attraverso isole in cui questo avviene attraverso, e non possiamo fare altro. Questo dobbiamo continuare a farlo. Bene, quindi continueremo a tenere d'occhio le città per lasciare spazio all'imprevisto, per recuperare la bella espressione di Sara prima. Io andrei verso la chiusura, vi ringrazio, chiaramente ringrazio le tre relatrici, le tre ospiti, perché io andrei avanti per ore, però forse non è il caso. Abbiamo tutte una cena, si spera, a cui andare tra poco. Ringrazio chi ci ha seguito, siete stati tanti, avete scritto dei commenti lunghissimi e veramente pieni anche qui di spunti di riflessione. Io ne ho pizzicati un paio, ma c'è per esempio Maurizio Crocco che ci ricorda, il nostro architetto di Scoop, che ci ricorda che l'architettura moderna e contemporanea è strutturalmente incapace di immaginare e progettare luoghi pubblici, luoghi comuni e così via. Quindi è un problema che anche riguarda proprio l'architettura, gli architetti e come vengono formati, che tipo di luoghi vengono progettati. Ci sono tantissimi messaggi di complimenti e analisi su esempi concreti come quella di Carlo, che appunto spiega un po' che cosa sta succedendo nell'area della stazione Tuscolana, nell'area di Scoop, e tutto fa presagire anche qui un processo di turistificazione. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Chiudo consigliandovi ancora una volta l'acquisto di Oltre il turismo di Sara Gainsford, Eris Edizioni, dove potrete trovare tantissimi spunti di riflessione e anche una bibliografia snella ma completa. Io direi,
che vi ringrazio e restate aggiornati su sempre i nostri canali di Scoop Sport e Cultura Popolare per i prossimi appuntamenti della rassegna Le Mani sulla Città. Grazie.